Attenzione, perché Ethereum ha tutte le carte in regola per diventare potenzialmente il miglior investimento dell'anno 2021. E in questo video vi spiego quattro motivi che mi portano a pensarlo. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Ultimamente ho l'impressione che ci si sia concentrati un po' troppo sugli aspetti negativi di Ethereum e sui cosiddetti Ethereum killers, quelle blockchain che dovrebbero soppiantare Ethereum, ma proprio facendo leva sui suoi difetti, sulle fee esagerate, sulla lentezza notevole, sul fatto che Ethereum ormai stia diventando una blockchain per pochi. Di fatto è la verità. Al momento attuale Ethereum è per chi muove grossi capitali e non gli importa niente di andare a spendere $200-300 di gas fee per andare a fare transazioni e interagire con le applicazioni DeFi. Per la maggioranza di noi non vale la stessa cosa, ovviamente, perché avendo a disposizione capitali più bassi, avere delle gas fee così elevate è assolutamente proibitivo e poco profittevole, il che ci porta a cercare delle alternative. Infatti recentemente è nata tantissima hype verso appunto il settore delle blockchain alternative, è la naturale evoluzione degli eventi. Però non bisogna focalizzarsi adesso solo sulle blockchain alternative. Ethereum infatti sta lavorando per superare i suoi problemi, ne è pienamente consapevole e ha assolutamente fretta di superarli. Non sarà necessario attendere Ethereum 2.0 tra anni per vedere la risoluzione del problema delle gas fee, ma basterà potenzialmente anche pochi mesi. La seconda cosa riguarda l'economia di Ethereum. Al momento, lo sappiamo, ha una supply potenzialmente infinita e c'è una forte emissione di nuovi Ether, c'è un'inflazione abbastanza importante. Questo è un altro problema che verrà colpito in maniera veramente importante quest'estate con l'introduzione di un nuovo aggiornamento che introdurrà i burn di Ether, quindi parte delle fee pagate verranno bruciate, verranno distrutte, abbassando di fatto la supply. Questo introduce una componente di store of value veramente importante. Poi la terza cosa sono i nuovi trend che stanno nascendo, come quello degli NFT, che di fatto sono focalizzati in primis su Ethereum. Se vanno altrove è solo per ovviare al problema delle fee. Pertanto, risolto il problema delle fee e della scalabilità, io mi aspetto che si concentreranno su Ethereum. Infine, il punto numero 4 è l'andamento crescente della supply portata via di Ethereum grazie allo smart contract di Ethereum 2.0, nel quale lo staking è in costante aumento. Però adesso parliamo di una cosa alla volta, perché ci tengo anche ad andare un po' nel dettaglio e spiegarvi, rendervi insomma consapevoli di quelle che saranno le migliorie che Ethereum vedrà apportate nei prossimi mesi. Quindi partiamo dal punto 1: scalabilità, o meglio non scalabilità, di Ethereum e sue soluzioni. Ci sono i cosiddetti Layer 2 di Ethereum, che di fatto sono delle blockchain parallele, immaginatevele in questo modo, che possono avere diverse caratteristiche. Principalmente si dividono in due categorie: sidechain only, ovvero sono delle blockchain completamente indipendenti con i loro proof of stake, il loro metodo di consenso e la loro sicurezza, come ad esempio XDAI oppure Polygon XMATIC. L'altra categoria invece è quella che condivide la sicurezza di Ethereum, quindi prende la sicurezza direttamente dal layer 1, ma sposta sul layer 2 tutta quella parte onerosa dal punto di vista computazionale, come le ZK Rollups e Optimism. È proprio di Optimism che vi voglio parlare, perché è quell'aggiornamento, quel layer 2, che avrà il maggior impatto, a mio parere, ma anche della community di Ethereum, sulla piattaforma stessa. E vi spiego anche il perché. In questo schemino che vi faccio apparire adesso in sovrimpressione vedete in maniera semplice il funzionamento di Optimism. Voi quando andate a interagire con uno smart contract su Ethereum, quando andate a dare liquidità a un pool di Uniswap, quando andate a fare un cambio di una coin con un'altra appunto attraverso Uniswap, voi utilizzate sempre degli smart contract attraverso un'interfaccia grafica, ma poi quello che accade è che voi inviate una transazione da MetaMask o dal wallet di turno che va a finire nello smart contract. Lo smart contract fa varie cose e vi restituisce un risultato, un output che può essere un token diverso, il token LP per chi dà liquidità, o appunto varie cose.
La cosa che accade all'interno dello smart contract è che vengono eseguite tante funzioni. Ogni funzione ha un mattoncino che fa parte, appunto, che compone lo smart contract, che fa una singola azione. Quindi mattoncino 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30 funzioni, il risultato è dare liquidità, il risultato è fare lo swap. Ogni funzione costa gas. Più funzioni ci sono in uno smart contract, più gas si paga. Più queste funzioni inoltre sono complesse e più si paga gas. Il tutto a carico degli utenti. Quindi i layer 2 prendono il pacchetto di funzioni da eseguire all'interno dello smart contract e lo portano sul layer 2. Come fanno? Arriva la transazione in input, viene spacchettata, quindi la transazione rimane sul layer 1. Lo smart contract, detto in maniera semplicissima, viene eseguito sul layer 2, tutte le funzioni vengono computate lì, il risultato viene rispedito sul layer 1. In questo modo, sul layer 1 abbiamo soltanto delle semplici transazioni, sul layer 2 abbiamo tutte le funzioni degli smart contract. Riuscire a sgravare in questo modo la main chain velocizza le operazioni in maniera esponenziale. Il layer 2 ovviamente avrà un suo sistema, un simil proof of stake nel caso di Optimism, che non vi sto a spiegare tecnicamente, vi annoierei a morte, e in ogni caso non richiede lo spreco di risorse che c'è su Ethereum e ha una velocità estremamente maggiore. La cosa ancora più bella è che qualora ci fosse poi la migrazione di tutte le DApp o della maggior parte di esse sul layer 2, non ci sarebbe neanche più bisogno di fare il ritorno al layer 1 dell'output dello smart contract, perché di fatto è sufficiente che rimanga lì. Se io poi tutto il mondo Ethereum ce l'ho lì, non c'è, ripeto, bisogno di fare avanti e indietro, avanti e indietro. Si minimizzerà in questo modo l'impatto delle transazioni e del costo di gas su Ethereum. Sul layer 2, per come è fatto, per come è strutturato, è già bassissimo e pressoché nullo. Per farvi un paio di nomi, Synthetix ha già una mainnet ristretta dove utilizza Optimism e ha notato la riduzione delle gas fee di 140 volte e dei tempi di validazione delle transazioni nell'ordine di grandezza dei 100 millisecondi. Anche Uniswap ha creato un proof of concept che si chiama UniPig, l'aveva già creato a novembre 2019 su Optimism, nel quale ha riscontrato un decremento delle gas fee di 100 volte e sempre dei tempi di convalida delle transazioni nell'ordine di 100 millisecondi. Voi pensate cosa può voler dire l'estensione di questo a tutto il mondo DeFi? Sicuramente si arriverebbe a avere una situazione analoga a quella della BSC, se non migliore, con la decentralizzazione e la sicurezza di Ethereum. C'è solo uno svantaggio che è giusto far notare in questo caso, che è quello che per tornare da Optimism al livello 1, noi utenti ovviamente dovremo andare a fare lo spostamento tramite MetaMask, sarà una semplice configurazione per spostarci dal layer 1 al layer 2, per ritornare dal layer 2 al layer 1 ci vuole una settimana di tempo, per come è configurato il tutto per motivi di sicurezza. Optimism non è l'unico layer 2, ci sono anche le ZK rollups, qualcuno di voi magari le ha già sperimentate utilizzando ad esempio Loopring. In questo caso non c'è l'attesa di una settimana per ritornare sul layer 1, però c'è un vantaggio di Optimism su Loopring, sulle ZK rollups, ovvero Optimism è già compatibile potenzialmente con tutti gli smart contract scritti in Solidity e utilizzati su layer 1. È sufficiente introdurre una piccolissima componente di compatibilità e implementazione, ma non serve andare a modificare integralmente il codice dello smart contract. Questo potenzialmente rende semplicissimo e velocissimo migrare tutte le dApp su layer 2 e quindi qualora tutte queste dovessero migrare, capite bene che non è neanche più necessario rispostarsi su layer 1. La velocità di spostamento layer 2 layer 1 sarà invece necessaria laddove c'è bisogno appunto di agilità da questo punto di vista. Quindi quelle applicazioni che lo richiederanno sicuramente utilizzeranno delle alternative che lo permetteranno, come le ZK rollups, mentre mi aspetto che tutte le altre dApp migreranno su Optimism. Optimism potrebbe già arrivare a fine marzo, le tempistiche iniziali previste sono queste, e se ci pensate potrebbe riaprire il mondo Ethereum a tutti quegli use case che al momento gli sono impediti a causa della mancanza di scalabilità.
come quello del gaming, quello degli NFT su larga scala, tutte quelle applicazioni DeFi destinate anche a capitali minori. Insomma, vedremmo sicuramente un nuovo grosso assorbimento della liquidità da parte della blockchain Ethereum. Visto che li ho menzionati, parliamo subito di questo come punto numero 2, ovvero i nuovi trend. Il trend del momento, è inutile negarlo, sono gli NFT, che sta seguendo il classico andamento del nuovo trend, ovvero inizialmente c'è la bolla che si sta gonfiando a dismisura. Al momento qualsiasi cosa è tokenizzata, i tweet, anche Taco Bell, visto che ha fatto i suoi NFT, e di fatto appunto ci troviamo in quella fase dove ci si corre dentro senza ben sapere quale può essere il suo futuro. Io credo fortemente che il suo futuro ci sarà e sarà roseo, però bisogna fare quella parte di scrematura, un po' come è accaduto con la DeFi quest'estate. Sicuramente il mondo degli NFT, mi sento di dire che sarà un altro enorme use case per la blockchain, in particolare per Ethereum, perché il movimento NFT è nato su Ethereum, adesso si sta spostando anche altrove, ma ripeto, per necessità, in primis per motivi di fee elevate. Chi vuole creare un NFT, movimentare un NFT, farci qualsiasi cosa, non ha voglia ovviamente di andare a pagare decine, centinaia di dollari di fee ogni operazione che viene eseguita. Anche in questo caso, e questo si reintreccia con quanto detto prima al punto 1, la scalabilità di Ethereum in layer 2, ci saranno alcuni layer 2, ce n'è uno che si chiama Immutable X, che è pensato proprio per gli NFT, comunque ripeto, lo sviluppo dei layer 2 andrà anche in questa direzione, e quando ci saranno delle infrastrutture, dei framework utilizzabili su larga scala, io mi sento di dubitare fortemente che ci saranno altre blockchain rispetto ad Ethereum che avranno una massa critica di NFT e di applicazioni di questo tipo. E inoltre pensate alla possibile integrazione del mondo DeFi col mondo NFT. Cosa vuol dire? Vuol dire che gli NFT potranno essere usati come collaterali per applicazioni DeFi, potranno essere usati per chiedere prestiti appunto come collaterali di nuovo, potranno crearsi pool di liquidità di NFT, non lo so, però io credo che accadrà su Ethereum. Non ci sarà sicuramente l'esclusiva al 100%, ma secondo me il grosso del movimento avverrà qui. Il punto numero 3 è forse il più importante in assoluto, perché di fatto stravolge l'economia di Ethereum e le sue tokenomics. Questo punto consiste nell'EIP 1559, famigerato aggiornamento di cui si è parlato tantissimo in questo periodo e che è stato approvato dagli sviluppatori di Ethereum nella scorsa call della scorsa settimana per la sua implementazione, che avverrà quest'estate, più precisamente a luglio, con l'hard fork London. Questo IP 1559 in sostanza introduce un nuovo metodo di calcolo delle fee basato su un parametro che si chiama base fee. Questo base fee in sostanza è un parametro calcolato dalla blockchain stessa in funzione della sua congestione, quindi è molto congestionata, base fee sarà più alto, è meno congestionata, sarà più basso. Poi ogni utente potrà decidere di pagare solo la base fee oppure la base fee più un premium. Questo premium andrà ai miner, ovviamente, e chi pagherà il premium più alto avrà priorità sulla transazione. Vi verrà da dire, beh, cosa cambia rispetto ad adesso? In realtà cambia molto, perché introducendo questo base fee, di fatto si escluderà una grossa parte di speculazione sul gas stesso, andando comunque a generalizzarlo per tutti, ok? Quindi ci sarà meno incentivo, in sostanza, andare a congestionare la blockchain al fine di alzare le gas fee, incentivo che solitamente è per i miner, perché sono loro interessati ad avere delle gas fee più alte. Con questo sistema della base fee, che tra l'altro il punto importante è proprio questo, non va a finire in tasca ai miner ma viene distrutta. Pensate cosa può voler dire per Ethereum. In sostanza è come se tutti gli holder venissero premiati dall'utilizzo della blockchain, da più viene utilizzata la blockchain, perché di fatto più viene utilizzata, più si congestiona, più base fee aumenta e più Ether vengono distrutti su base giornaliera. Voi pensate se, guardando il grafico delle fee che vengono pagate adesso su Ethereum, anche solo la metà, per dire, venissero distrutte? Questo sarebbe iperdeflattivo per Ethereum, lo renderebbe estremamente più scarso. Con base fee sarà così, e sarà proprio questo il motivo di eliminazione della speculazione. I miner riceveranno molti meno Ether, perché di fatto riceveranno solo i premium pagati da chi vuole prioritizzare
fiscalizzare le transazioni. Base fee verrà distrutto. I miner inizialmente erano contrariati da questo, ma poi hanno detto, qualcuno è ancora contrariato ovviamente, però alcuni hanno detto in questo modo si rende Ether molto più di valore, perché diventa un bene più scarso, diventa un bene più deflattivo, si va a sopperire al problema attuale della supply potenzialmente infinita e dell'inondazione di nuova liquidità sul mercato. Questo secondo me è un passaggio molto sottovalutato, perché, ripeto, ognuno di noi holder di Ethereum viene premiato dalla distruzione di Ether che vengono portati via dalla supply. È come se la nostra quota della supply totale aumentasse nel tempo maggiore all'utilizzo della blockchain. Io la reputo una trovata geniale. Il punto 4 infine è quello più semplice, se vogliamo, e anche meno d'impatto, lasciatemelo dire. Però è un trend che vale la pena sempre considerare. Il trend del lock, del blocco degli Ether nello smart contract di Ethereum 2.0. Di fatto al momento c'è il 3% della supply complessiva bloccata in Ethereum 2.0. Non è una cosa da poco, considerando quant'è la supply complessiva, si parla di milioni di Ether bloccati e il trend è continuamente crescente. Questo implica da un lato una fiducia comunque in Ethereum 2.0 da parte del pubblico, ma dall'altro una maggior scarsità del bene. Se questo poi lo combiniamo anche con l'EIP 1559, ci sarà ancora più incentivo volendo a mettere in staking per chi avrà degli Ether morti lì inutilizzati, perché mentre accumulano rendita nel frattempo diventano più scarsi grazie al prosciugarsi della supply. Quindi questi due aspetti vanno ad agire direttamente sull'economia di Ethereum, mentre i primi due vanno ad agire principalmente sulla fruibilità di Ethereum. Combinare questi due fattori potrebbe essere assolutamente un mix esplosivo. Quindi una cosa che ho sicuramente intenzione di fare quest'anno è osservare da vicino l'andamento di Ethereum e cercare quelle opportunità in cui si svaluta o si deprezza per andare a effettuare un investimento personale, perché reputo che ne valga la pena. Come sapete, solito disclaimer, questa è una mia opinione, una condivisione a fine divulgativo ed educativo, non un consiglio finanziario. Voi fate le vostre considerazioni, decidete per voi e ragionate se la pensate come me oppure no e prendete la vostra decisione di conseguenza. Vi faccio una domanda a questo punto, proprio per confrontarci. Come la pensate? Come la vedete? Secondo voi Ethereum riuscirà a superare i suoi problemi a breve? Che effetto avranno questi aggiornamenti sul valore di Ethereum? Ci saranno ancora i cosiddetti Ethereum killer o saranno destinati a estinguersi? Discutiamone, parliamone, sono aperto al confronto e alla critica. Lasciatemi un commento così io vi rispondo. Vi faccio un carissimo saluto e alla prossima.